Sono delle note che servono a valorizzare, quindi si suonano in funzione di una nota target. La nota target è la nota di arrivo, cioè quella che noi intendiamo mettere al centro dell'attenzione nel discorso improvvisativo. Vi eseguo il riff che ho suonato prima. Sono note che possono essere cromatiche o diatoniche, cioè voglio approcciare la nota sol, posso fare un approccio cromatico dal basso, quindi fa diesis che arriva al sol, cromatico dall'alto, quindi sol diesis che scende a sol, diatonico dal basso, quindi fa che sale verso il sol, diatonico dall'alto, quindi la che scende verso il sol. Oltre a questi approcci singoli posso utilizzare la funzione della combinazione, cioè cromatico dal basso, diatonico dall'alto, e viene fuori questo. O al contrario, diatonico dall'alto, cromatico dal basso. Posso utilizzare un doppio cromatico dal basso, un doppio cromatico dall'alto. Insomma, le combinazioni sono tante e dipendono poi dal gusto dell'improvvisatore. Ritornando all'esempio del riff, ho suonato un 2-5-1 in sol maggiore, quindi la minore, re, sol settima maggiore. Ho approcciato la prima nota del fraseggio, quindi il do, con un cromatico dal basso, si do. Per approcciare il fa diesis del re, cromatico dall'alto per approcciare sempre il re nell'accordo di re, doppio cromatico dal basso sì, per approcciare la nota si che è la terza dell'accordo di sol maggiore, doppio, singolo, doppio. Questo fraseggio è tipico e caratteristico del bop. Dunque, questo è quanto. Buono studio e come sempre potete richiedermi la trascrizione del riff all'indirizzo email che compare alla fine del video. Ciao e alla prossima!